in compagnia di Stefano Visi alla ripresa degli allenamenti per fare il punto sulla situazione in casa Samba. Niente, un po' di dispiacere perché aspettavamo questa sosta, come già c'era successo a Natale, per poter lavorare un po' di più, rivedere alcuni concetti, magari aggiungere qualcosa. E niente, siamo in attesa che tutti questi ragazzi recuperino e niente, insomma, dobbiamo fare di necessità virtù e andare avanti, comunque sia. Al di là del discorso Covid, ci sono aggiornamenti sugli infortunati? Sì, no, piano piano, almeno sotto quell'aspetto, la nota positiva è che i ragazzi che avevamo un po' indietro, che avevano qualche problemino così, stanno recuperando. Stanno rientrando man mano nel gruppo e diciamo che di questa sosta, questa è la nota in assoluto la più positiva. Non sono emerse nuove positività nel gruppo squadra, la speranza è che in questa settimana si riesca a recuperare un po' tutti. C'è la pausa, come abbiamo già detto. Come sarà il programma di lavoro? Al programma di lavoro, causa forza maggiore, ha dovuto subire delle modifiche, proprio per via, insomma, questo maledetto Covid, però niente, andremo avanti tutta la settimana. Ci auguriamo di poter riuscire almeno nel fine settimana poter fare una partitina, poi ci sarà quasi l'ultimo rompete le righe, perché poi insomma ci sarà da ripartire per un finale di stagione, per un campionato che sarà totalmente diverso da quello che abbiamo lasciato, perché adesso i punti inizieranno a pesare più del doppio e dovremo farci trovare pronti, ripeto, per questa nuova situazione che si creerà da sempre, da quando insomma esistono i campionati. Le ultime 10-11 partite in questo caso sono quelle che determinano e fanno da spartiacque. Mi auguro che i ragazzi si facciano trovare pronti, preparati, ma insomma sono abbastanza fiducioso su questa cosa, anzi sono fiducioso che i ragazzi si faranno trovare pronti.